Accesso consentito. Accesso consentito.
Accesso consentito. Qualcuno nascosto là! Ehi! Se c'è qualcuno, meglio se vieni fuori! Maledizione, brutto bastardo. Pensa di essere un duro solo perché fa parte delle forze speciali.
Accesso consentito. Accesso consentito. Accesso consentito.
Accesso consentito.
Accesso consentito. Accesso consentito.
Accesso consentito. Accesso consentito. Stiamo solo perdendo tempo.
tranquillo da queste parti. E lì? Capisco esattamente cosa intendi dire. Accesso consentito. Accesso consentito. Accesso consentito.
Accesso consentito. Accesso consentito.
Attivazione scansione di sicurezza. Dati biometrici identificati. Soggetto non riconosciuto. Accesso negato.
credenziali di sicurezza devono essere portate sempre con sé. Dette credenziali potranno essere richieste dal personale di sicurezza. Si prega di fare come indicato. Attenzione, il nuovo personale deve presentarsi alla centrale di sicurezza per la scansione biometrica. Devono restare entro le aree designate. L'accesso alle aree interdette comporterà sanzioni e rescissione del contratto. Basta così, Jensen. Tu, ci sei tu dietro tutto questo? Ho detto basta così. Posso spiegarti tutto, se solo tu rimani dove ti trovi. L'ultima volta che ci siamo visti mi hai riempito di botte e adesso vuoi chiacchierare. Beh, sai, non avevo scelta. Dovevo fare sul serio, per Burke. Lui crede ancora che io stia dalla sua parte. Ma non appena mi collegherà alla tua fuga... Questo è un problema tuo, non mio. La dottoressa Megan Reed non significa proprio nulla per te? Che cosa sai di Megan? Il suo nome ha scatenato il caos quando l'ho aggiunto al profilo di ricerca di Burke su di te. Però mi ha aiutato a scoprire chi sei e perché sei salito a bordo della nave. Credi che la Bell Tower l'abbia rapita? Vuoi dirmi che non è così? Io vorrei. Ma dopo ciò che ho visto nell'ultimo anno, l'unica cosa che so è che non è nella base. Non più. Cosa vorresti dire? Non quello che pensi. Ascolta, la Rifleman Bank Station supporta tutte le operazioni Bell Tower in questa regione. Contratti regolari e azioni speciali. 6 mesi fa ho ricevuto l'ordine di allontanare soldati semplici e contractor civili dall'aeroporto. Sono atterrati 2 Black Hawk poco dopo. Pensavo c'entrasse con l'Australia, specie quando hanno scaricato delle barelle coperte. Quante? 5. Sorvegliate da una squadra speciale di potenziati. Burke è andato incontro al capo e sono scomparsi tutti nel campo di detenzione. Là dentro stanno portando avanti un progetto segreto, Jensen. Qualcosa in cui sono coinvolti prigionieri e scienziati. E voglio che tu scopra di cosa si tratta. Avrò bisogno di maggiori informazioni a riguardo. Parlami di questo progetto segreto. Vorrei farlo, ma non ho accesso ai dati. Il segreto è tale che tutto il personale BT si rifiuta di ammetterne l'esistenza. Però hai visto qualcosa? Molto poco. Questa stazione è sia una base che una prigione militare. Ogni settimana arrivano nuovi belligeranti. Solo che, secondo l'Interpol, non sono su alcuna lista dei ricercati. In genere sono civili, inermi. Burke li porta in un'area riservata del campo di detenzione, poi scompaiono. Dimmi di più su questi scienziati. Tecnicamente io sono a capo delle operazioni qui, per cui controllo chi arriva e chi parte. Burke incontra dottori e ricercatori dicendo che fa parte della sua tecnica di interrogatorio. Hai qualche nome? Nessuno sicuro, a meno che la famiglia ignoto non abbia colonizzato Australia e Asia. Il fatto è che spesso non li vedo partire. Ma sai che Megan non è più qui? I Black Hawk non sono più qui. Senza barelle, ma con 5 capsule di stasi al loro posto. Perché io, Kittner? È il tuo nome, vero? Quello che Burke usava sulla nave? Nathaniel Kittner, sì. E ho bisogno di te perché ogni mio movimento viene registrato. Non posso rischiare la copertura. Copertura? Per chi lavori? Mesi fa sono stata contattata da un agente dell'Interpol. Tenevano d'occhio la Bell Tower da un po', ma non avevano prove in mano. Quello che l'agente mi ha detto di questa base
Mi ha aperto gli occhi su un sacco di cose. Per cui, vedi, Jensen, io faccio davvero lo sbirro buono e quello cattivo. Va bene, cosa vuoi che faccia? Sta fermo un attimo. Ma che... Calmati, completo solo la tua traccia biometrica. Scansione retinica, mappa polmonare e vascolare, il solito. Quando tutto sarà in rete e il caporale Alan Tyler avrà un livello d'accesso, potrai superare determinati checkpoint di questo settore. Solo di questo? E gli altri? No, sei un latitante, Jensen. E meno ti permetto di muoverti, più possibilità avrai di restare tale. Posso farti entrare nel campo di detenzione, ma l'ala interrogatori sarà un problema. Solo Burke può fornire i permessi. E tu non vuoi che io ne chieda uno? Il solito spiritoso. C'è un mainframe di sicurezza nella torre di comando centrale del campo di detenzione. Dovrai caricarci questa copia dei tuoi dati biometrici di persona. Contattami con l'infolink quando l'avrai fatto. Altre domande? Senti, spiegami una cosa su te, Burke. Mi sembra di aver capito che è un tuo superiore. Tecnicamente sì, ma questa stazione è una prigione militare solo in parte. Lui ha il pieno controllo del campo di detenzione, ma l'autorità sulla base spetta a me. Per cui non devo pensare che questo sia un tentativo di ammutinamento creativo. Ammutinamento? Credi che rischierai così tanto per... Ascoltami bene, Burke è un porco maschilista. E sì, mi è superiore in grado. Inoltre è nella Bell Tower da più tempo di me e ha più contatti. Che non manca di usare per mettermi in difficoltà. Ma non è per questo che io e te siamo qui, ora. C'è gente a cui viene fatto del male. Gente innocente. Noi dobbiamo scoprire perché e portarlo alla luce. Tutto ciò potrebbe distruggere la Bell Tower. Un tempo la Bell Tower agiva con onore. Se avremo successo, tornerà a farlo. Le guardie all'interno della prigione sono uomini di Burke o tuoi? Di Burke, purtroppo, perfettamente addestrati. Se scoppia uno scontro a fuoco là dentro, sei finito. Vedrò di ricordarlo. Un po' di attrezzatura mi farebbe comodo. Non è che il caporale Tyler potrà entrare nell'armeria? Sei ancora un latitante, Jensen. Ti consiglio di mantenere un basso profilo. Però c'è qualcuno che potrebbe darti una mano. Uno dei meccanici della base, un civile di nome Quinn. Lui saprà procurarti ciò che ti serve. Conosco il tipo. Perché dovrei fidarmi? Perché mi fido io. E perché non gli sta simpatico Burke. È nell'area di manutenzione del livello inferiore, vicino all'ascensore. Ti darà ciò che ti serve. Non devo sapere altro. Bene, trasmetterò alla rete di sicurezza da qui, quindi tu va pure. Quando arriverai alla porta d'accesso alla prigione, sarai Alan Tyler. Ma stai in guardia, cerca di non attirare l'attenzione. Che c'è? Cosa vuoi, Jensen? Perché ci vorrà un po' di tempo. Non devo sapere altro. Bene, allora vattene. Contattami quando sarai alla prigione.
Sei tu, Quinn? Sì, sono io. Jensen, giusto? Non ti hanno seguito, vero? Non che io sappia. Sì. Non faccio fatica a crederlo. Gli stai creando un bel po' di problemi. Intendo continuare così. Beh, di certo hai combinato un bel po' di scompiglio. Non è che non sanno che sei qui, visto che sei arrivato con la nave. È solo questione di tempo. Prima o poi faranno sul serio e ti cattureranno. Spero di non essere dalle tue parti quando arriverà il momento. Senti, Kidner ha detto che mi avresti aiutato. Puoi farlo? Sì, mi ha detto che saresti arrivato. Fortuna che sei venuto subito qui invece di andartene a zonzo. C'è abbastanza polvere da sparo senza bisogno che qualcuno vada ad appiccare incendi. Sai che rischio per farti restare nell'ombra? Le nostre risorse qui sono limitate. Questo è lo show di Burke. E lui fa quel cazzo che gli pare. Incluso eliminare chiunque gli dà noia quando preferisce. Ti sono grato, ma possiamo muoverci. A quanto ho capito, tu puoi procurarmi quello di cui ho bisogno. Sì. Qualche volta mi è capitato di far arrivare qualcosa un po', come dire, sottobanco, di nascosto. E dato che ti raccomanda il tenente, immagino di poterti aiutare per il giusto prezzo. Cioè ti dovrei pagare? Cosa? Certo che devi pagare. Sono un contractor civile che concilia domanda e offerta. Io non sono mica un fottuto armiere, né un ente di carità. Considerando le circostanze. Circostanze? Cioè che sei un ricercato e parlare con te mi fa rischiare la vita? Cosa speri di ottenere? Anche se hai avuto a che fare con una capsula di stasi salvata prima sulla nave. Come fai a saperlo? Ah, allora sei stato tu. Beh, ho le mie fonti e il tuo atto di generosità non è passato inosservato. Ascolta, ti farò un bello sconto per questo, ma ogni cosa ha il suo prezzo. Ora che ci penso, se vuoi avere qualcosa senza pagare non ti spiace camminare un po'? Forse ho qualcosa che fa il caso tuo. Una sorta di offerta speciale. Ti interessa? Bene, parlami di questa offerta speciale. Ehi, hai notato che in questa base le misure di sicurezza non sono da poco? In particolare considerando quei dannati box guard. Se riuscirei a procurarmi quello che mi serve, forse potrò darti una mano. Capisci cosa intendo? Di che genere di qualcosa stiamo parlando? Niente di che. Solo un MPRS serie 329. Un lanciarazzi. Proprio così. Esatto, amico. Realizzato apposta per te. Vedi, anche se metto le mani su un sacco di roba di basso livello, ho qualche difficoltà con i componenti militari. Voglio provare un nuovo sistema di propulsione innesco. Potrei anche ricalibrare il sistema di guida per ottenere più potenza. Anche se trovo preoccupante il tuo entusiasmo per gli esplosivi, una cosa del genere potrebbe tornare utile. Come dico sempre, quando hai l'asso piglia tutto in mano, puoi fare il bello e il cattivo tempo. Senti, devi solo recuperarmi dei componenti. Al resto penserò io. Su una nave tempo fa c'era un carico di 329. Non ne ho preso neppure uno prima che arrivassero in armeria. Per fortuna, un mio amico è riuscito a farne cadere uno nei condotti di manutenzione. Però alla fine l'hanno fregato. E adesso è finito in mille pezzi. Il lanciarazzi, non il mio amico. Lui non so che fine abbia fatto. Bene, allora per farla breve dovrò trovare i componenti e portarli qui da te. Sì, direi che è quello che devi fare. Portami il modulo di fuoco, il sistema di puntamento e la canna di lancio e saremo a posto. Il resto lo recupero io da qualche rottame. Ho già trovato un componente. Sì? Vediamo che cos'è lì. È il sistema di puntamento del 329. Dimmi quando trovi gli altri due pezzi. Trovati i componenti? Ci sto ancora lavorando. Come ho detto, controlla il magazzino e l'area ricevimento merci. Se qualcuno ha trovato dei pezzi,
Probabilmente dovrei dare un'occhiata in amministrazione. Esattamente, Quinn. Perché ti trovi qui? In un mondo più civilizzato, sarai il capotecnico manutentore della base. Dal punto di vista della Bell Tower, forse sono solo un custode con manie di grandezza. Però pagano bene, per cui non mi lamento. Se la paga è buona, perché traffichi sul mercato nero? Beh, perché no? Vedi, i contractor civili operano sotto una certa giurisdizione per importare nella base delle merci. Mentre i soldati possono ordinare e ricevere solo l'essenziale, tipo il dentifricio. Io, da bravo imprenditore, offro un nutrito catalogo di oggetti e servizi, le solite cose. Sigarette, bevande e poi letteratura per gentiluomini. E che c'entrano le armi? Lasciami finire. Io sono intraprendente e chiedo qualcosa di valore in cambio delle essenziali scorte che fornisco. Così finisco per ottenere spesso degli equipaggiamenti che normalmente non competono a un contractor civile. Lo capisci? Solitamente smercio tutto tramite un contatto sul continente, ma ora ho della merce in eccesso a causa di un affare andato a monte a Shanghai. Diciamo che tu sei arrivato proprio al momento giusto. E alla Kitner questo sta bene? Per modo di dire. Vedi, un po' di tempo fa il tenente ha scoperto cosa combino qui sotto. Prima che mi sbattesse dentro, però, le ho fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Informazioni. Non per vantarmi, ma ho creato una rete piuttosto vasta di informatori qui dentro. E so che lei si sta scornando da molto con quello stronzo di Burke. Alla fine abbiamo raggiunto un semplice accordo. Io la tengo aggiornata. E lei fa in modo che io possa continuare a lavorare. Parlami del tenente, di Kitner. Il suo grado è quello di tenente comandante. Ma ai soldati non importa. Per loro è semplicemente il capo. Solo i ragazzi di Burke badano alle formalità. Sono quelli cattivi. Quelli delle forze speciali. Fra le truppe c'è una specie di spaccatura riguardo alla fedeltà. Fra gli uomini di Kitner e quelli di Burke? Esatto. Da sempre fra le truppe semplici e quelle scelte si sviluppano tensioni. Pensavo fosse per via dell'ego. Ma qui è diverso. Forse perché Burke è diverso. Che intendi? Beh, per quanto sia uno stronzo pieno di sé, ha il rispetto dei suoi uomini. Per i pezzi grossi poi è un visionario per una tecnologia che ha aiutato a sviluppare anni fa. In altre parole, ha molta influenza e molto potere. Insomma, immagino tu abbia inquadrato il tipo. Cosa puoi dirmi di questa base? Forse niente che non sai già. Per molti è una sede logistica navale della Bell Tower, una base per le loro operazioni nel Pacifico. In realtà, però, è molto, molto di più. Cioè? Senti, niente di personale, ma meglio che sia il tenente a occuparsi delle informazioni. Per quanto mi riguarda, meno so e meno dico, e molto meglio sarà per tutti quanti noi. Devo andare. Già, cerca di mantenere un basso profilo. Ehi, il mio cliente preferito, il mio... Trovati i componenti. Ci sto ancora lavorando. Come ho detto, controlla il magazzino e l'area ricevimento merci. Se qualcuno ha trovato dei pezzi, probabilmente dovrai dare un'occhiata in amministrazione. Non accetto resi e non c'è garanzia. E chi rompe, paga. Thank you.
Soddisfazione garantita. Se non combini cazzate, ovvio. Trovati i componenti? Ci sto ancora lavorando. Come ho detto, controlla il magazzino e l'area ricevimento merci. Se qualcuno ha trovato dei pezzi, probabilmente dovrai dare un'occhiata in amministrazione. Devo andare. Già, cerca di mantenere un basso profilo. A terra sono revocati. Al più presto sarà distribuito il nuovo orario dei voli. Personale di carico al settore Alfa. Personale di carico al settore Alfa. Civili devono restare entro le aree designate. L'accesso alle aree interdette comporterà sanzioni e rescissione del contratto. Credenziali di sicurezza devono essere deportate sempre con sé. Dette credenziali potranno essere richieste dal personale di sicurezza. Si prega di fare come indicato.
Allora, dimmi, cosa c'è? Trovati i componenti? Sì, guarda qui. Sì? Vediamo che cos'hai lì. Hai già trovato tutto. Incredibile. Dammi un secondo, prendo gli attrezzi e sistemo tutto quanto. Perfetto, così andrà bene. Posso aiutarti in qualche altro modo? Che vuoi comprare? Nessun rimborso. Il mio cliente preferito, il mio unico cliente. Devo andare. Già, cerca di mantenere un basso profilo.